Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale. Oggi sono qui a portarvi un'altra partita contro un ospite di eccezione. Infatti andremo ad analizzare un mio match contro il campione in carica Gorilla. Abbiamo disputato questo match in quello che doveva essere un best of three, però per ragioni di tempo non abbiamo avuto modo di completarlo, quindi magari rimedieremo. Vi posso dire che si tratta veramente di una partita che va seguita fino all'ultimo secondo, perché sarà ricca di capovolgimenti di fronte, di azioni spettacolari, quindi non mi resta che lasciarvi al video, noi ci vediamo dopo per le conclusioni. Eccoci alla schermata delle formazioni, possiamo vedere una sua formazione abbastanza classica, anche se spiccano Telles e Nainggolan Toz, giocatori che probabilmente sta provando per l'evento finale di Londra, magari potrà riservarci delle sorprese lì a livello di formazione. Eccoci qui, inizio di match ragazzi, e vi preavviso che dovete andare in apnea, perché in questi primi 20 minuti succederà di tutto. Qui vediamo Gorilla che perde una palla veramente incredibile da parte sua e lo castigo al primo minuto con questo scavetto di Ronaldo che ci porta dunque in vantaggio. Però, come ben sappiamo, questo gioco ci regala grandi sorprese, soprattutto in seguito a dei nostri gol. Dunque vediamo che lui dalla battuta si riversa in avanti, qui un buon numero con Ronaldo. Poi il mio Ferdinand si paralizza e lui da lì con il fenomeno a giro, marchio di fabbrica, mi punisce e rete del pari immediato da parte di Gorilla. Ce lo andiamo anche a rivedere, questo tiro a giro preciso che da lì un po' alla Kurt non perdona. Però ragazzi, ancora non è finita qui, perché come vi ho preannunciato ne vedremo delle belle in questi primi 20 minuti. Stavolta tocca a me, mi riverso subito in avanti con questo scambio tra Vieira e Walker, cerco un attimo di ragionare, di rallentare i ritmi di questo inizio straripante, faccio girare al mio solito la palla con Alba, Gullit, cerco di tirargli fuori i giocatori dalla difesa. Qui un rimpallo favorisce la mia azione offensiva che prosegue con questo scambio tra Son e Alba. Vedo poi Vieira solissimo, palla per Suarez che vede l'inserimento di Ronaldo che firma immediatamente la rete del nuovo vantaggio, dunque ci riportiamo sul punteggio di vantaggio. L'azione però non è finita qui, infatti ci aspettano altri 8 minuti di fuoco. Gorilla stavolta non riesce nel suo tentativo di kick-off e quindi tocca a me riversarmi di nuovo in avanti per tentare di allungare il mio vantaggio. Quindi con Son mi involo in fascia, torno indietro per Alba verso Gullit, Vieira, gioco molto con i mediani contro di lui perché quella zona centrale l'ha sofferta parecchio. Qui palla per Suarez che viene ottimamente chiuso. Posso ancora però recuperare l'azione con Walker che vede ancora Vieira, palla per il fenomeno, qui non si chiude l'1-2 che sarebbe stato letale tra il fenomeno e Suarez perché Ronaldo non controlla la palla, però ancora una volta un'azione da parte mia con questo scambio di nuovo tra Suarez e Ronaldo che incredibilmente sciupa e a fine questo primo quarto d'ora veramente infernale. Partita che dunque si accende a sprazzi, siamo intorno alla mezz'ora qui con questo calcio di punizione, parte dalla difesa il nostro avversario con Ronaldo, Ferdinand ancora un po' addormentato, poi recupera, sbaglia però il passaggio in uscita e allora ancora una volta con un tiro da fuori a giro, stavolta di sinistro, stavolta di Messi, riesce a trovare il pari Gorilla. Eccoci sul finire della prima frazione, qui ho un'occasione con questo lancio verso Cristiano Ronaldo che però viene intercettato da Ronaldo il fenomeno che era in fuorigioco, quindi sfuma questa pericolosa azione, però qui Gorilla mi regala palla, fortunatamente per lui però la sua difesa rientra immediatamente in posizione, quindi io devo un'altra volta ricominciare con questo scambio tra Walker e Suarez che viene chiuso, Gullit poi alimenta, Nainggolan lancia Ronaldo in campo aperto qui con Ramos, gli corro dietro, mi aspettavo un passaggio quindi rallento la corsa, lui invece prosegue, cerca la ribattuta sul tiro, non arriva, quindi finisce qui in parità, un primo tempo molto equilibrato. Inizia la ripresa e voglio da subito mettere pressione al mio avversario, qui un cambio di fascia tra Alba e Walker,
Walker tenta questa sortita offensiva, Suarez si rifugia su Gullit, Son manda al bar il suo Walker, palla dentro verso Ronaldo, ma qui con Ferdinand si riesce a mettere sulla mia linea di tiro e chiudermi l'azione. Ragazzi, prendete il taccuino per questa azione perché così non si battono i calci d'angolo. Infatti tento il mio classico schema, ma cerco un passaggio di prima con Ferdinand, non essendomi accorto che era lui, sbaglia tutto, Ronaldo in campo aperto se ne va, Ferdinand recupera, ma Ronaldo Totti me lo demolisce e in più punisce il mio De Gea in uscita con questo scavetto preciso. Dunque, prima volta in vantaggio in questo match per Gorilla, intorno al 50°. Non mi abbatto però, cerco dunque di reagire con questa azione in fascia, attaccato molto su questa fascia perché la soffriva. Infatti qui Suarez cerca la palla verso Ronaldo, troppo lunga, peccato, qui sarebbe stata una buona opportunità per il pari. Azione di calcio d'angolo per lui e stavolta prendete il taccuino però per scrivere come si batte un calcio d'angolo, perché fa il mio stesso schema, però si ritrova Henry che con questa finta e tiro ad incrociare mi punisce. Speriamo che l'anno prossimo, con la possibilità di selezionare quali giocatori avere in queste situazioni, si può risolvere questo problema, perché abbiamo fatto lo stesso schema, solo che io mi sono ritrovato Ferdinand e lui Henry. E Ferdinand sarà protagonista anche successivamente. Comunque 4-2 per Gorilla, non mi abbatto infatti. Mi riverso subito in avanti, ne abbiamo già visti due di kickoff da parte sua, stavolta arriverà il kickoff da parte mia con questo cross verso Ronaldo. Sovrasta Telles, mette in mezzo verso Suarez, 4-3 dunque, accorciamo subito le distanze. Match che scorre un po' con inerzia verso la fine perché lui inizia un po' a gestire il pallone ed è una cosa che non ha mai fatto, infatti gli piace sempre attaccare e credo che, appunto, trattandosi di partite di allenamento, è un qualcosa che sta preparando proprio in vista di Londra. Infatti si sta abituando, come vedete, a gestire il pallone per chiudere le partite in maniera tranquilla. Qui però gli riesco a togliere il pallone appunto con un po' di pressing, ma sono troppo frettoloso nel dare questa palla in profondità verso Ronaldo, che era finito in fuorigioco. Manca un minuto, qui cerco ancora di operare questa pressione alta. Lui stavolta prova ad andare avanti per appunto gestire il pallone in fase offensiva. Qui però gli recupero la sfera con Ramos e cerco quest'ultima azione offensiva con Ronaldo, che appunto serve Suarez, vede poi l'inserimento di CR7, qui buoni numeri, palla dentro verso Son, non riesco a girarmi come volevo per il tiro, quindi otteniamo un calcio d'angolo, ma come vi ho detto in precedenza, ancora una volta sull'assist di Alba c'è Rio Ferdinand, quindi devo fare un po' di passaggi per smuovere la sua linea difensiva. Vediamo Gullit dentro verso Walker che decide di fare questo tacco improponibile, Viera la intercetta e finisce qui la partita, quindi perdiamo 4-3 in una partita che tutto sommato, come vedete anche dalle stats, è stata combattuta e giocata ad armi pari. Eccoci qui ragazzi, quindi spero che questa partita vi sia piaciuta. Come avete visto, ne sono successe veramente di tutti i colori, continui ribaltamenti di punteggio, ed è stata comunque una partita credo emozionante. Spero di potervi portare sul canale altri ospiti di questa caratura e sono contento che me la sto giocando con tutti, nonostante non toccavo il gioco da un po', quindi è un buon allenamento in vista di FIFA 19. Io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video qui sul canale. Ciao ragazzi!